Siamo in diretta? Sì. Ah, ok. Allora aspettiamo qualche minuto che qualcuno si collega. Ok. Così possiamo partire con la nostra dimostrazione. La nostra dimostrazione base. La dimostrazione migliore in assoluto per scoprire che cos'è il coperchio, come utilizzarlo al meglio, come trarre tutti i benefici da ciò che è il nostro coperchio. E quindi siamo quasi pronti. Noi ci siamo. Voi ci siete? Dai, 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 su, su, su. Iniziamo. Fate che ci siete, così almeno possiamo condividere insieme questo video. Ok? Io sto aspettando l'ok da Cinzia e da qualcuno che mi dà l'ok. Ok, colorato ci siamo. Adesso aspettiamo qualche secondo, qualche minuto appena e ci facciamo questa bella dimostrazione. Quello che mi dispiace è che voi non potete assaggiare, però è qualcosa di fantastico, di formidabile, è di buonissimo. Provare per credere. E quindi. Ok, sì, possiamo iniziare? Siamo 16. Qualche Ah, ok. Aspettiamo qualche minuto. minutino ci dice la regia. Ok, aspettiamo qualche minuto e che ci danno l'approvazione. Intanto, come ho appena detto, facciamo questa nostra dimostrazione base così che possiamo scoprire le magie di questo coperchio. Con queste magie cuciniamo in maniera velocissima, gustosissima e non sporchiamo nulla. E quindi se qualcuno mi dà l'ok, io partirei, ok? Ditemi voi, aspetto il vostro consenso, così che parliamo del nostro Magic Cooker. Cioè, chi ha detto di aspettare, ha detto per caso di andare, di partire? No. Puoi partire? Me l'hanno dato Sì. l'ok. Ok, grazie. Allora partiamo, partiamo e facciamo appunto questa nostra dimostrazione. Intanto mi presento, sono Rosalba Barranca, lavoro con la Life Prime, quindi il marchio che detiene il Magic Cooker, insieme al Magic Nature. Diciamo che parliamo di questo cooker della nostra cucina e il nostro coperchio magico. Che cosa facciamo con questo coperchio magico? Facciamo tre cotture basi, tre cotture che ci spiegano, ci ampliano un po' il concetto di come cucinare con il coperchio. Quindi possiamo imparare a migliorare le prestazioni del coperchio se lo utilizziamo nel giusto modo. In realtà è facilissimo, eh? È molto facile da utilizzare. E la cosa è solo avere delle piccole accortezze, che sono tre accortezze grosso modo, ma utilizzando queste tre accortezze noi facciamo tutti i nostri piatti in maniera eccellente. Intanto io parto con la frittura, partirei subito con la frittura in realtà e mi sono preparata appunto questo fornello con questa ventola. Questa è la ventola Diamond, ve la faccio vedere che è anche in promozione tra l'altro, quindi è una ventola, vedete, la 28 Diamond, quindi è rivestita in polvere di diamante, ha 6 mm di fondo, anche a induzione va benissimo nelle ventole
perdonatemi, nel fuoco a induzione, diciamo nella macchina a gas a induzione, ma anche nella macchina a gas classica, così come i miei classici fornelli. Quindi la potete utilizzare in tutte le vostre piani cottura. E quindi è qualcosa di fantastico perché poi è molto capiente, è 28 di diametro, va benissimo per cucinare pochissime cose, ma anche per molte cose. Vedete che ha questa bella altezza, così che possa mantenere una camera di vapore e poter cucinare tantissime tantissime cose. È in offerta, quindi tenetelo presente, finché è in offerta non ve la fate scappare, perché poi arriverà il momento che magari ci chiamate e non la trovate più, ok? Poi alla fine vi dirò anche i prezzi. Adesso io inizio subito con la frittura, va bene? Allora, inizio con una pentola fredda e con dell'olio freddo. Premetto che non è necessario, però lo faccio per crearvi un effetto a voi che potete scoprire una magia appunto del nostro coperchio. Intanto metto dell'olio, come vedete è freddo, lo vado a mettere nella pentola. La frittura, chi di voi mi dice come farla? Sicuramente mi dite di farla con olio a immersione, perché più olio è tanto, più la frittura viene meglio, perché non si impregna d'olio, ok? Meglio ancora poi fatta con il Magic Cooker. Perché meglio? È meglio perché il coperchio mantiene la temperatura di circa 100 gradi all'interno della pentola, quindi proprio questa temperatura ci permette di fare una frittura salutare che via via vi spiegherò. Tolgo questo olio, praticamente potrebbe bastare. Adesso vediamo un po'. Vado a mettere degli anellini di pesce. Voi sapete tutti gli anellini che molti di voi li infarinano, non è così? Io li infarino sempre, diciamo. E poi li metto nella bustina con la farina. Le infarino e li vado a mettere all'interno dell'olio. Deve essere una frittura a immersione, come ripeto. Ok? Allora, il pesce è infarinato. Adesso mi vado a prendere anche le patatine al surgelatore. Poc'anzi mi sono dimenticata. Eccole qua. Mettiamo le patatine surgelate. Ripeto, non è un procedimento che voi dovete fare comunque e per forza, però è un procedimento che vi sta a spiegare proprio tutti i segreti del coperchio e gli effetti speciali che rende questo coperchio, ok? Allora, metto queste patatine che sono praticamente surgelate. Le vado a mettere nell'olio, ecco qui, e considerate patatine surgelate e pesce fresco, mi equipara la cottura. Metto del pesce, degli anellini che poi conoscete voi di totano che scoppiettano, no? Quando vanno a fare la cottura. Invece noi abbiamo il coperchio che ci salva. Ci salva da tutti gli schizzi, da tutti i cattivi odori e da tutto ciò che è una cucina ad alte temperature. Assolutamente. Con il Magic Cooker abbiamo una cucina a basse temperature e vi spiegherò anche perché ce le abbiamo le basse temperature. Appena un minuto, togliamo la farina, mi sciacquo le mani. Ecco qua. Cinzia, ci fai vedere la pentola? Guarda un po', vedete? È tutto coperto da olio, quindi a immersione. Va bene? Ci vado a mettere il coperchio Magic Cooker e accendo la fiamma. Per la frittura deve essere sempre fiamma alta, ok? Questa è, diciamo, specifichiamo che per la frittura, dall'inizio della frittura alla fine della frittura, ci dovrà essere sempre una fiamma alta, va bene? Poi vi spiego il procedimento di togliere e mettere la frittura e perché, come capire,
che la frittura è pronta, va bene? Allora, vi voglio spiegare brevemente come funziona il coperchio. Il coperchio, voi vedete che è strutturato in questa maniera. Ha dei fori conici fatti a forma di cono, praticamente si chiamano fori Venturi. Hanno preso il nome dal fisico Venturi, che risale al 1700 circa. Perché hanno adattato questo principio, che ha scoperto appunto questo fisico Venturi? Lo hanno adattato a questo ottimizzatore perché sì, era l'unico modo per poter far sì che all'interno della pentola circolasse quel vapore che voi conoscete, che nella pentola tutto il cibo crea vapore. Il vapore esce da questi fori conici, va a battere su questa calotta superiore, lo raffredda, quindi lo condensa, lo rimerge all'interno sempre attraverso questi fori, e questo circolo di vapore mantiene una temperatura di circa 100 gradi, 97, 100 qualcosa, diciamo siamo intorno a quella temperatura che ci fa mangiare in maniera salutare. In effetti l'olio non sviluppa la croleina, non sviluppa l'acrilammide, non sviluppa sostanze tossiche, quindi non ci fa male al nostro fegato, non è cancerogeno, e possiamo mangiare anche una frittura in maniera salutare, quindi non abbiamo diciamo nessun tipo di problemi, tanto che molto spesso è capitato, anche quando facevamo le dimostrazioni nelle case delle signore, abbiamo avuto delle belle esperienze in merito a questo, e poi ve la voglio raccontare. Adesso procedo un pochino con la pasta, vado avanti con la pasta e poi ampliamo un po' il discorso della frittura e di tutto il resto. Allora, mi prendo questa... Allora, mi sposto questi miei ingredienti, diciamo il fornello, così che posso farvi vedere come faccio la pasta, ok? Si vede la pasta qua? Posso? Ok. Allora, io che cosa faccio? La pasta, posso fare ogni tipo di pasta come voi volete, la posso fare... così come la faccio adesso, praticamente metto delle verdure, ho preparato delle zucchine, dei peperoni, delle carote, e, cioè delle verdure classiche che voi tutti conoscete, ok? Ho preparato queste verdure, non c'è cipolla, non c'è aglio, non c'è nulla, e, che diciamo danno più sapore, e non faccio nemmeno il soffritto, che solitamente... Il soffritto è una cosa che fa ancora più insaporire ciò che si mangia, non è così? Ma voi lo potete fare. Io adesso faccio una dimostrazione base proprio per farvi capire l'eccellenza del coperchio, ok? Allora, ho preso un pochino di pasta e sono degli spaghetti. Li vado a mettere nella pentola. Li metto nella pentola e prendo ogni etto di pasta un bicchiere di acqua, ok? Ecco qua, un bicchiere di acqua. Metto un pizzico di sale. E questo è il nostro procedimento. Anche un po' d'olio ci posso mettere volendo, anche un cucchiaio d'olio, ma noi facevamo, quando andavamo prima del lockdown a casa della signora che ci ospitava, solitamente prendevamo l'olio della frittura, che c'era stato fritto il pesce, e lo mettevamo nella pasta, così che loro, le signore, potessero vedere che la pasta non sapeva di pesce, ok? In questo caso non lo facciamo perché... Tanto voi non lo potete assaggiare, poi la frittura ancora sta in via di cottura, quindi ancora deve partire. Ma per anticiparci con i tempi facciamo così. Però ve lo spieghiamo, va bene? Allora, messo tutto e metto il coperchio e vado a metterlo sul fuoco. Allora, prima vado a fiamma alta, finché la fiamma alta, fino a che non bolle. Quindi quando bolle vedrò...
uscire il vapore da questi fori, esce da qui, da questa campana, e quando bolle la posso controllare e appena bolle posso abbassare e considerare il tempo della cottura della pasta, ok? Allora, mettiamo sulla fiamma alta, che in realtà il fornello è piccolino, perché comunque siamo con tre pentole molto grandi oggi, però comunque ci riusciamo a fare tutto. E niente, quindi parlavamo appunto della frittura, torniamo alla frittura, ecco anche la frittura, considerate che appena io vedo uscire il vapore da questo coperchio, come vi ho appena accennato sul coperchio della pasta, appena vedo uscire il vapore, io capisco che all'interno della pentola sta partendo la cottura. Quindi avevamo le patatine surgelate, avevamo il pesce fresco, nel momento in cui le patatine iniziano a scongelarsi, inizia poi la cottura in contemporanea. Questo grazie al coperchio, perché il coperchio sostituisce il grill, il microonde, vedete, anche scongela e cuoce in contemporanea. Anche una cosa fresca e una cosa surgelata riusciamo a farle insieme. Anche quando vogliamo fare una bistecca congelata e una fresca, la possiamo fare ugualmente. Quindi il coperchio sostituisce il microonde, la friggitrice, il tostapane, il grill, il barbecue, il forno di casa, sostituisce tutti i vostri elettrodomestici. Non solo fate le stesse cose, ma le migliorate di molto, ok? Quindi non solo migliorate, ma le gustate poi in maniera eccellente, perché mantenendo questa temperatura bassa, i 100 gradi, che cosa fa? Le sostanze organolettiche, i sali minerali, le vitamine rimangono all'interno di quello che si mangia e le cose che si gustano e assaporano sono veramente di gusto eccellente. Oltre a mangiare bene e salutare, abbiamo anche la cosa bellissima, per esempio, per qualunque tipo di cottura, anche un semplice sughetto, qualunque cosa, quando andiamo a fare vedete, sta uscendo il vapore, questo vapore è acqua pulita, è acqua distillata, quindi non ci va a impregnare la nostra cappa, le nostre mattonelle, non fa nulla di tutto questo, proprio perché questo ricircolo di vapore mantiene all'interno i grassi, non li brucia, quindi sono le molecole che non si scompongono e non va a impregnare nemmeno le tappezzerie, non impregna assolutamente niente. Ecco qua, vedete il vapore, si riesce a vedere dalla camera che c'è un po' di vapore, la frittura è partita. Quindi diamo il tempo di cucinarsi, già dall'odore riesco anche a capire che la frittura è quasi pronta o meno pronta, però vedo anche che quando abbatte un pochino il vapore mi rendo conto che la cottura è quasi terminata e quindi posso sempre controllare. Non è necessario che fate dall'inizio alla fine col coperchio chiuso, potete anche controllare. Una cosa che raccomando nella frittura nella frittura è abbassare un pochino la fiamma oppure toglierla completamente, forse è meglio togliere la pentola dalla fiamma finché questo procedimento dell'olio non vada in ebollizione. Perché? Perché se noi togliamo il coperchio, il coperchio che mantiene questo ricircolo di vapore, che mantiene all'interno questi 100 gradi, se quindi noi togliamo il coperchio dobbiamo togliere anche la fiamma, quindi anche se vogliamo controllare per la frittura io raccomando sempre di togliere il coperchio, ok? Quindi la frittura possiamo fare tutti i tipi di frittura. Io adesso in questo caso ho fatto le patatine fritte, le patatine surgelate, voi potete fare le patatine vostre, quelle classiche, quelle normali, potete cucinare prima il pesce, il dolce, poi le patate e ogni cosa non avrà gli odori del pesce o i sapori del pesce, assolutamente non si contaminano i sapori, non si contaminano. Quindi potete anche mettere tutto insieme, noi di solito si fa tutto insieme nelle dimostrazioni a casa, ma così anche in live, facciamo tutto insieme, così che facciamo capire che non si contaminano i sapori, tutto mangiato ognuno con il proprio sapore, ok? Con il proprio gusto. Quindi qui la cottura si è avviata
e lasciamo un po' di tempo che diciamo si cucina. Potete fare, mi sono dimenticata anche i pastellati. Con i pastellati magari fate scaldare appena appena l'olio con il coperchio, non bollire, mi raccomando, appena che toccate la ventola e fate scaldare e togliete e mettete i pastellati e potete cucinare ogni tipo di cosa, pesce, carne, verdure, tutto quello che voi volete con il coperchio, sempre con il coperchio. L'unica accortezza è spegnere la fiamma quando togliete il coperchio, ok? Io adesso vado a togliere il coperchio perché voglio controllare, non voglio togliere la frittura perché ancora non è pronta, però la voglio controllare, va bene? Guarda un po', vedi? Vedete che sta bollendo? Io ci metto il dito, avete visto? Ci ho messo il dito, è scotta ma non ustiona, ok? Riaccendo la fiamma e rimetto il mio coperchio. La frittura comunque è quasi molto, quasi pronta, perché mentre l'ho toccato ho sentito che era molto croccante, già il pesce era croccante, quindi gli diamo un po' di colore e leviamo tutto. Allora, per quanto riguarda la frittura, ci siamo quasi. Se mi sono dimenticata qualcosa, magari se qualcuno mi vuole fare domande, ecco Cinzia, se mi puoi dire se qualcuno Il ha tempo di domande. cottura volevano sapere per la frittura. Allora, il tempo di cottura è, diciamo, in base poi a ogni pentola e ogni fornello comunque un pochino varia, no? Però voi già da sole vi rendete conto da quando il vapore comincia a diminuire e anche dall'odore riuscite a capire che è la frittura, perché diciamo i tempi di cottura variano, come abbiamo appena detto, dal fuoco, dalla pentola, ma anche dal tipo di pesce, dal tipo di patate, da quello che uno fa. Grosso modo possono essere 3, 2 minuti, 4, a secondo che cosa facciamo. In questo caso ho messo le patatine surgelate, abbiamo aspettato che si scongelavano, quindi dobbiamo anche dare il tempo a ogni cosa il suo tempo. Però già noi, quando impariamo a gestire la nostra frittura, già ci rendiamo conti da soli, anche dall'odore, come siamo messi all'interno della pentola, ok? Perlomeno io faccio così, eh? Poi anche quando diminuisce il vapore, solitamente siamo, diciamo, anche pronti. Non, ciò non toglie che possiamo anche controllare. Questo si può fare tranquillamente. Io avevo messo questa pasta nel fornello a fiamma alta, ma in realtà il fornello è molto piccolo, quindi adesso me la sposto, lo vado a mettere nella fiamma un po' più alta, così diamo tempo di bollire, ok? Di arrivare a temperatura. Ecco qua, mettiamo questo un po' più alto, perché questo è veramente basso. Nel momento in cui vedo che bolle, esce il vapore, me la vado a controllare, perché no, giro e rimetto il coperchio, abbasso la fiamma e aspetto il tempo che mi diceva la scatola della pasta, va bene? Un'altra cosa importante per la pasta è che io adesso ho messo tutto insieme. Voi lo potete fare benissimo, a volte l'ho fatto anche io perché comunque è molto semplice e poi la pasta viene gustosa comunque. Però un'altra cosa che si può fare è fare un sughetto, quindi fare una matriciana, fare un ragù, fare tutti i tipi di sughetti per poter poi cucinarci la pasta all'interno del sughetto. Con lo stesso criterio, un etto di pasta, un bicchiere d'acqua, nel momento in cui la cottura è finita, la pasta è condita ed è molto molto buona, ancora più buona. Poi considerate che l'amido, la pasta comunque è amido, no? E l'amido nella pasta si trasforma in gastroprotettore. Perché? Perché mantiene queste temperature di circa 100 gradi. Mantenendo queste temperature così basse, considerate che l'amido si trasforma in gastroprotettore, quindi non fa alzare l'indice glicemico, perché l'amido fa alzare l'indice glicemico quando la temperatura è superiore, quindi una temperatura bassa ci va bene proprio a livello di salute, a livello di gusto, a livello di sapore e di tutto, ok? La pasta la possiamo fare appunto, come dicevo, con il soffritto, potete fare anche la carbonara. La carbonara, c'è chi mette la pancetta insieme all'olio per soffriggerla, poi mette la pasta, oppure io la soffriggo la pancetta senza nulla
la faccio croccantire, diciamo, bella rosolare, poi la tolgo e quando la tolgo nella stessa pentola dove ho rosolato la pancetta ci cuocio la pasta e poi in finale ci metto la pancetta con l'uovo e il pecorino, diciamo che poi ci sono varie dicerie su come fare, ognuno dice che è perfetta la sua, però ognuno di noi la può fare come vuole, chi può fare tutto insieme, chi vuole fare il soffritto e così via. Potete fare la polenta e non girarla mai, perché io ho fatto tempo fa, qualche giorno fa, le panelle, uguale pure le panelle ci hanno bisogno di essere girate e non le ho girate per niente, quindi potete fare di tutto, perché? Perché il coperchio ci cucina a vapore ventilato, all'interno della ventola ci permette questo vapore di cucinare in maniera compatta, omogenea e cucinare in maniera perfetta, ok? Adesso mi vado a vedere che qui sta vaporizzando, abbasso un pochino la fiamma e voglio andare a controllare. Voglio controllare e ecco qui e mi vado a aprire, guarda un po', riesci? Vado a girare un pochino gli spaghetti, ok? Gli diamo solo un po' una piccola smossa e adesso mi abbasso la fiamma e faccio cucinare per il tempo della pasta. La scatola diceva 7 minuti e facciamo cucinare circa 7 minuti, ok? La frittura io direi che è pronta, va bene? Adesso spengo la fiamma e vado a togliere il coperchio. Ecco qua. Ecco qua, il tempo che ho guardato la pasta l'ho fatta colorare in abbondanza. Certo è che ecco qui, guardate che bella, vedete come si è equiparata la cottura? Patatine surgelate e pesce fresco, guardate un po' come si sono colorate alla stessa maniera. E ogni cosa non prende il proprio sapore. Io mi ricordo quando andavo a fare le dimostrazioni a casa della cliente, mi ricordo che mi dicevano le signore: ma guarda, questo pesce è buonissimo perché è molto croccante fuori ed è morbido dentro. Di solito quando il pesce viene fritto, di solito sembra come una gomma americana, un elastico, e invece con questo metodo di cottura il pesce veniva eccellente. Ok? Guardate un po' che spettacolo, guardate come crocchia. La sentite? Sentite come crocchia? E poi considerate che questo è fatta, come avete visto, nell'olio freddo, immaginate una frittura d'olio freddo. Voi che mi dite? Quando mettete, come ho fatto io, il pesce infarinato, le patatine surgelate ad olio freddo, ma in una frittura tradizionale, che cosa vi sarebbe uscito fuori? Una pappa, mi dicevano le clienti. E in realtà è vero. E guardate qua che bello. Sentite? Sentite come crocchia? E le patatine, guardate come sono piene. Vedete come crocchia, come sono piene? Guardate, una frittura così è veramente eccellente. Si vede, Cinzia? Sì. È molto, molto buona. La mangio? Vabbè, lasciamo stare, va? Lasciamo stare, magari me la mangio dopo, va? Così almeno non vi faccio. Il Allora. prezzo vogliono sapere e poi ci chiedono se l'olio si può riutilizzare subito dopo. Bravissima, l'olio si può riutilizzare anche 5-6 volte, tutte le volte che volete, grosso modo 5-6 volte, perché l'olio mantiene sempre questo colore che è brillante. Guardate un po', adesso la pentola è nera, forse poco lo vedete, però una volta filtrato, tolta la farina, l'olio si può riutilizzare e riutilizzare più volte. Proprio perché non superando la soglia fumo, l'olio rimane sempre come fresco. A volte, una volta mi è capitata una cosa, di condirci l'insalata con questo olio, non sono riuscita a capire che cosa, che l'olio era stato utilizzato per il pesce. Veramente, ce n'ho messo di tempo, dicevo, ma come mai questo olio? E ci avevo fatto l'insalata. E una mia cliente una volta mi ha detto: lo sai che l'olio, perché di solito le mie clienti prendono
prendono la bottiglia, dopo che è freddo, lo rifiltrano, lo mettono dentro e poi ci mettono le stanghette per quante volte le utilizzano, no? Mi hanno detto, una signora, la figlia aveva fatto il ciambellone, mi ha detto, ho messo l'olio, siccome il colore poi diventa uguale, dice, ho messo l'olio nel ciambellone del pesce. Dice, ma lo sai che ci ha messo l'olio, si è sbagliata mia figlia. Dice, però è venuto buono, ce lo siamo mangiati, era proprio buono buono. Quindi sappiate che l'olio è fantastico, lo potete utilizzare tutte le volte che volete, lo risparmiate, perché quando fate la frittura con il Magic Cooker, di solito facevate la frittura tradizionale, no? Che facevate? L'olio finiva, diventava nero, 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 e poi si finiva presto presto. Perché finiva presto presto? Perché vaporava, andava in giro. In questo modo, col coperchio, l'olio rimane intatto, se ne utilizza pochissimo, e lo potete utilizzare subito quando volete la prossima volta, ok? Quindi risparmiate di tempo, di denaro e di sporco. Va bene? Il prezzo della pentola per una Allora, sopra. questa pentola praticamente con il suo coperchio, praticamente l'azienda vi dà il coperchio in offerta a 69,90 e vi regala praticamente la pentola a 19,90. Quindi tutte e due le cose stanno a 89,90, ok? E la pentola è fantastica, ci potete fare un arrosto, ci potete fare come ho fatto io la frittura, ci potete fare la pasta, la lasagna, i cannelloni, potete fare di tutto, ok? Una pentola fantastica. E anche questa è una pentola meravigliosa. Questa è veramente una pentola bellissima. Adesso in questo caso ci sto facendo gli spaghetti, perché voi sapete che gli spaghetti ci vuole la lunghezza, no? Ci sto facendo gli spaghetti, ci posso fare la pizza, ci posso fare un arrosto, ci posso fare le cotolette, ci posso fare la polenta, perché no? Ci posso fare tutto, perché comunque è larga e anche se è bassa, però ci posso fare un po' di tutto. A volte ci faccio anche la spianata di ceci, ci si può fare di tutto. E questa, anche questa viene 79,90 la pentola e il coperchio, no, scusate, 79,90 il coperchio, 35 qua tondo, e l'azienda vi regala la pentola 19,90, quindi viene tutto 99,90. Ok? Guardate che sono prezzi mai visti, eh? Mai visti, perché io da che sono in Magic Cooker questi prezzi non l'ho mai visti, non li ho mai visti. Veramente il presidente ti dice a Napoli è uscito pazzo. Veramente, perché sono prezzi che nemmeno noi, insomma, sono proprio prezzi buonissimi, eh. Adesso vedete anche la rettangolare, che spettacolo che è! Guardate che bellissima la rettangolare, anche questa è fantastica, anche questa ora è in offerta, invece di 4,99 viene 99,90, guardate un po' che bel fondo, è molto spesso, anche i bordi, ha molto spesso i bordi di 4 mm, è rivestita in polvere di diamante e ha il suo coperchio rettangolare, è lunga 40, 27 di larghezza e anche abbastanza alta. Ci potete fare anche con questa l'arrosto, ci potete fare la pizza, ci vengono anche qui delle pizze molto belle, molto grandi. E io addirittura ci ho fatto il pan di Spagna, il pan biscotto, il Kinder fetta al latte, il rotolo, no? Il pan di Spagna del rotolo, oppure suddiviso questa pentola per poi fare un arrosto da un lato e i cannelloni dall'altra. Avevo fatto l'arrosto con le patate e i cannelloni dall'altra, ok? Adesso ci facciamo la pizza, va bene? Perché la dimostrazione base c'ha proprio queste tre ricette: la frittura, la pasta e la pizza. La nostra pizza, eccola qua. Allora, intanto metto un pochino di olio e ripeto, nella dimostrazione base a casa della nostra cliente era sempre l'olio della frittura che mettevamo, ok? Qui non è necessario perché voi non l'assaggiate, però se lo fate a casa lo potete provare e vedere, ok? Adesso per comodità utilizzo quest'altro olio.
messo l'olio nella pentola, che in pratica è come quando la mettete nella teglia per il forno, ungete comunque con l'olio, giusto? E metto la pizza, in questo caso l'ho fatta integrale, poi voi la fate bianca, la fate con le farine rosse, le fate con le farine che volete voi. Io in questo caso avevo questa e ho usato questa farina integrale. Ci facciamo una bella pizza, una pizza margherita. Margherita perché è pomodoro e mozzarella, ok? Pomodoro e mozzarella, ma ci potete fare anche le pizze con le verdure grigliate. Allora, io molto spesso la faccio con le verdure grigliate, oppure con le patate a julienne tagliate fine fine, crude, e viene buonissima, viene molto molto gustosa. E poi le zucchine a julienne. Le melanzane solitamente e i peperoni li faccio grigliati e le potete fare benissimo con il nostro coperchio, perché come vi ho detto prima, grigliate le vostre carni ma anche le vostre verdure, potete grigliare di tutto e quindi la potete fare con tutte le varietà che volete, va bene? Adesso io prendo un po' di pomodoro. Metto un po' di pomodoro nella pizza e mi vado anche, lo sapete, siccome la pizza con il coperchio viene molto molto buona, ma buona che cioè quando voi iniziate a mangiare la pizza col coperchio, poi con le altre diciamo con il forno non la mangiate più. A me mi è successo tempo fa che mi trovavo in un'altra abitazione, non mi ero portata la mia pentola col coperchio, l'ho fatta nel forno e sinceramente è stata una forte delusione. Perché? Perché il sapore non era lo stesso. Quando la facciamo col coperchio, una volta che imparate a cucinarla col coperchio, penso che non la mangiate più col forno, perché il sapore è completamente diverso, veramente. E poi, se voi fate la pizza, la potete anche un pochino arrivare ai bordi, no? Con questo pomodoro, così vi crea una crosticina finale e nello stesso tempo non vedete, diciamo che magari è un pochino più chiara, perché magari abituata a vederla nel forno che la pizza è più chiara, è più scura, magari più abbrustolita e sembra una cosa strana, ma in realtà non è strana, è qualcosa di fantastico perché eccelle nel sapore, ok? Ho messo il pomodoro, metto un pochino di sale, ecco qui, ecco, vedi, una cosa mi sono dimenticata che volevo fare, non l'ho fatta, mettere delle foglioline di basilico. E va bene, comunque ci potete mettere anche delle foglioline di basilico, lo sapete perché lo volevo evidenziare questa cosa, perché messo il basilico nel forno tradizionale, che cosa fa? Le foglie di basilico si seccano immediatamente e si bruciano. Invece non trovate tempo per metterle. Invece nel coperchio la foglia di basilico non si brucia, ma anzi prende, emana tutto il suo aroma e crea un gusto nella pizza che è veramente meraviglioso, perché il basilico rimane morbido. E quindi emana tutta la fragranza, tutti i suoi aromi e diciamo insaporiscono la pizza in maniera veramente fantastica, cosa che con il forno tradizionale non lo potete fare, no? Perché altrimenti si secca, si brucia, non si sente nemmeno il sapore del basilico. Diverso è con il coperchio, si sente proprio il sapore che è meraviglioso. Ok? Allora. Mettiamo un pochino d'olio, ecco qua, e con il coperchio, ma i 7 minuti sono passati qua, eppure di più, ma lo vediamo. Accendo la fiamma alta per la pizza, qualche minuto con la fiamma alta e poi la vado ad abbassare. Vediamo un po' la nostra pasta. Devo comprare Alexia, perché qui io non ho i tempi. Ecco qua. Ecco qua. Questa è una pasta semplicissima. In realtà non c'è pomodoro che insaporisce, non c'è cipolla, non c'è aglio, non c'è.
pochissimo olio. Comunque, io adesso la impiatto e così la vediamo, va bene? Ecco qui. Prendiamo questa pasta. Allora, perché ho fatto queste verdure? Allora, premetto che ho fatto queste verdure perché vi faccio vedere che la zucchina, che solitamente è una verdura che tende a sciogliersi, guardate come rimane bella croccante. Vedete? Guardate un po', bella intera. Oppure il peperone che comunque no, rimane sempre pure molto duro e invece è morbido e cotto. Sarebbe bello che voi l'assaggiaste, però comunque ve lo spiego. Guardate la carota, che anche questa è sempre una verdura delle dure e rimane molto cotta e molto gustosa. E poi c'è il sedano, vediamo un po'. Perché ho preso il sedano fuori nel terrazzo e non era molto, era finito, però un pochino l'ho trovato. Anche questo, guardate che meraviglia, è tutto cotto a dovere, ok? Allora, vediamo un po' se riusciamo a prendere una forchetta e impiattiamo il nostro. Ecco qui. E facciamo il nostro piatto. Abbiamo detto che voi la pasta la potete condire come volete, come meglio pensate, eh? La potete fare il soffritto con il pomodoro e poi cucinare come meglio meglio è la vostra ricetta, ok? Guardate che meraviglia, guardate i colori come sono belli. Hanno chiesto quanta acqua e quanta pasta, il rapporto tra pasta Allora, e acqua. considerate che un etto di pasta, eccolo qui, poi ci mettiamo anche la fogliolina di sedano. Pensa, rispondi tu. Ecco qui. Poi dopo facciamo la foto e ve la posto nel gruppo. Guardate questi colori. Lo sapete perché sono così belli e vivaci? Perché mantengono tutte le sue sostanze organolettiche e hanno dei gusti che voi non avete mai assaggiato nella vostra vita. Sono veramente buoni, ok? Perché solo il Magic Cookie li crea questi gusti. Allora, adesso tolgo la pasta e stiamo facendo la nostra pizza, quindi qualche minuto la pizza a fiamma alta. Quando vediamo che il nostro diciamo la parte bassa della pizza è croccante, possiamo abbassare la fiamma e fare in modo che cucina tutto sopra la parte superiore della pizza con il vapore che dicevamo prima, che ricircola e va dalla parte alta alla parte bassa del coperchio che rientra nella pentola. Questo vapore ci cucina in maniera compatta la nostra pizza, ok? Noi ci possiamo fare di tutto col coperchio, praticamente che mi avevi chiesto, ho detto quello che mi avevano chiesto, Sì. ok? Quindi Il prezzo delle tre pentole così la. ok. Le nostre pentole, allora ricordiamo il coperchio 20, 30 quadrato, il coperchio 30 quadrato viene in offerta a 69,90, vedete? Il coperchio Magic Cooker a 69,90, l'azienda vi dà la pentola Black Diamond, ora non ve la sto a girare perché comunque l'abbiamo girata prima, adesso c'è l'olio dentro, ci abbiamo fatto la frittura, ci potete fare la pasta, ci potete fare la lasagna, ci potete fare l'arrosto, poi vedete che è molto alta, potete fare anche la carne, una bistecca surgelata e una fresca, metterle insieme con il coperchio e vedete che quando la bistecca surgelata si è scongelata, parte la cottura e si cuociono tutte e due in contemporanea. Ok? Quindi considerate che la pentola a 19,90 e 69,90 il coperchio, tutto
Considerate che la pentola ve la regala, l'azienda a 19,90, perché un prezzo così veramente è impossibile, però purtroppo è vero e ve lo devo dire, e quindi viene tutta insieme 89,90, ok? Guardate, è un prezzo veramente fantastico, approfittate, perché se poi non c'è più non vi dite Rosalba, oppure non andate dalle vostre consulenti e dite ah, voglio quella pentola, poi la pentola più non c'è, e quindi fate presto se la volete, perché poi non la trovate più, ok? Quindi chiedete alle vostre consulenti, a chi vi ha chiesto a chi vi ha inserito nel gruppo, e vi fate dare informazioni in merito ai prezzi e le varie promozioni, che in realtà io adesso vi sto postando queste tre che sono fantastiche, ok? Abbiamo appunto visto la quadrata, col quadondo, con questa pentola 32, sempre Black Diamond, sempre con i manici che non ci fanno bruciare, con un fondo alto sotto da 6 mm e con un bordo alto da 4. Tutto questo cucina in maniera compatta e omogenea, quindi fate attenzione, se vi piacciono non ve le fate scappare, perché questi prezzi veramente non so come dirvelo, veramente. Questo è a 79, no, 60. Perdono, 79,90 e 19,90 la pentola, quindi tutto viene 99,90, ok? Guardate, sono prezzi fantastici. E questa, ugualmente, la rettangolare, invece di 4,99 viene 99,90, insieme al coperchio, mica sola, Guardate, il coperchio scontato e la pentola ve la regalano, Ok? Quindi approfittate di queste belle offerte. La pizza sto sentendo che sta friggendo. Allora, riepiloghiamo un po' tutto. Abbiamo detto, la frittura la possiamo fare anche ad olio freddo, come abbiamo appena fatto. Ad olio freddo ho messo io le patate surgelate, il pesce fresco. Non era lo scopo, perché uno lo deve fare sempre, però lo scopo era insegnarvi che con l'olio, con lo stesso coperchio, la nostra frittura non si contaminano i sapori, quindi non sporcano le tende, non sporcano i divani e non emana cattivi odori. Quando fai una frittura tradizionale di pesce ti rimane 2 o 3 giorni in casa, non è così? Questo modo assolutamente no, la frittura è buona, non sviluppa sostanze tossiche, quindi è salutare per la nostra salute, per la nostra vita, e ci aiuta a mangiare bene. Allora, una cosa che vi avevo detto tempo fa nella dimostrazione, una cliente ci aveva detto che era stata operata nella cistifelle e non voleva assaggiare la frittura nella nostra dimostrazione. Assolutamente, il mio collega gli disse ma dai, provala che ti vedrai che non ti fa niente. Insomma, è riuscita a fargliela assaggiare. Il giorno dopo, quando ha richiamato, ci ha detto guarda, voglio i coperchi per me, per mia figlia, per mia nuora, perché quella frittura non gli aveva fatto nulla ed era una signora a cui faceva male la frittura. Diverso tempo fa mi è successo anche con una collega, adesso è una, anche lei adesso è consulente, ma quando ha conosciuto il coperchio mi ha detto guarda Rosa, io sono allergica alla frittura, io sto malissimo, però l'ha voluta provare e lei mi ha detto che adesso guai che gli tocca la frittura con il coperchio, perché non fa assolutamente male. Ma poi ci possiamo gustare la frittura, cioè a chi non piace la frittura, cioè possiamo gustare la frittura, ma nemmeno sporchiamo. E quindi che stiamo aspettando? Coperchio. Per sempre. Allora, vediamo sta pizza. Abbassiamo un po' la fiamma e mi vado a controllare la pizza. Ecco qua. Guardate che bel colore. Ecco qua. Ci manca poco, adesso abbasso la fiamma e mi faccio cucinare quei 5 minuti a bassa fiamma, ok? E poi ve la faccio vedere nel post, diciamo nel tagliere. Che facciamo? Lo dobbiamo tirare fuori, aspettiamo questi 3 minuti, magari aspettiamo qualche minuto in meno, così riusciamo. E poi abbiamo visto la frittura, appunto, che non abbiamo sporcato,
Abbiamo detto che possiamo fare i pastellati, basta scaldare un pochino l'olio. E poi abbiamo detto che la pasta possiamo fare tutti i tipi di pasta, la lasagna, il cannellone, le paste risottate, le paste, il riso per esempio, prendete un bicchiere di riso e 2 bicchieri d'acqua, la proporzione, oppure con la pasta, un etto di pasta, un bicchiere d'acqua che equivale a 200 grammi di acqua, ok? Quindi un etto di pasta, 200 grammi d'acqua che equivale a un bicchiere, magari per praticità si prende il bicchiere, ok? Poi quando voi cucinate la pasta, appena alzate la fiamma finché bolle, quando esce il vapore dai fori esce il vapore, che cosa fate? Voi abbassate la fiamma fino al tempo di cottura che dice la scatola della pasta. Se dice 6 minuti, fate 6 minuti. Se dice 10 minuti, fate 10 minuti a bassa fiamma. Momento in cui è finito il tempo, è cotta anche la pasta. Va bene? E con la pizza ci siamo quasi, io spero. La volevamo far vedere e magari poi vi posto anche le foto, e ci siamo quasi. Spero di non essermi dimenticata niente. Eventualmente, se ci avete domande, esaustivi al più possibile. Vediamo questa pizza e così abbiamo finito. La pizza, ripeto, la potete fare in tutti i modi, anche la focaccia, perché no? La focaccia bianca, bella alta, poi la aprite in mezzo e ci mettete i vostri affettati, i vostri condimenti che più preferite. Oppure potete fare, col coperchio ci potete fare anche il pane, lo sapete, vero? Le crostate, i dolci. Potete farlo sia col coperchio e la pentola, sia con il nostro kit forno, che poi sicuramente avrete modo di vederlo. Ci sono tanti modi per poter utilizzare i nostri coperchi, per poter mangiare bene innanzitutto e avere una cucina che ci fa bene alla salute, ok? Allora, dimmi. Il prezzo della quadrata, vogliamo sapere? Allora, il prezzo della quadrata abbiamo detto, invece di 499, che realmente le abbiamo vendute qualche tempo fa a 4,99, oggi voi prendete il coperchio a 99,90 e la pentola vi viene regalata. Cioè, ma vi rendete conto? Vi viene regalata. Ma che pentola! Dovrete vederla, dovete utilizzarla per capire che cos'è. È qualcosa di fantastico, ok? Allora, io vedo un po' la pizza al volo, ci siamo quasi. E che facciamo? La devo tirare fuori? La mettiamo fuori, va? No? La faccio vedere. Poi vi mando le foto. Ti fanno i complimenti che sei bravissima. No, veramente. Io spero di essere stata esaustiva, di aver aiutato qualcuno. Ecco qua. Vedete? Guardate com'è croccante. Sì, la vedo, la vedo. Vedete? Guardate questa pentola che è bellissima. Voi avete visto il fornello che è piccolino, no? Quindi sta solo qui al centro. E guardate com'è cotta uguale, si vede? Sì. Guardate che bel colore che ha, sia alla fine della pizza, sia al centro della pizza. Guardate che meraviglia. La vedete? Adesso mi sto togliendo tutta la mozzarella, perché per farvela vedere sotto, sto cercando di farvela. Mi sposto Ok? con la mano così si vede Ok, bene. ho tolto tutta la mozzarella. Ecco, mi sposto Ecco così. qua. Ecco qua. Guardate un po'. Il colore è identico dall'inizio alla fine della pizza, nonostante abbiamo questo fornello piccolo. E questo grazie a che cosa? Al coperchio, ma anche grazie alla pentola che è meravigliosa. Ok? Inizia tu. Allora, in primis è il coperchio che ci fa una cucina a basse temperature, ma la pentola poi la perfeziona, ok? Io vi do un abbraccio a tutti, vi posto le foto, buona serata, grazie, ciao!